un bambino ha il diritto, visto che a lui non hanno chiesto se voleva venire al mondo, ma è stato fatto, ha il diritto di sapere qual è il patrimonio genetico che lui ha. Perché se un domani a un bambino gli si sviluppa una malattia, molto spesso si ricorre ai donatori e si prendono dalla famiglia i parenti più vicini, si fa la ricerca ed è una cosa molto delicata. Se tu sai che hai metà del patrimonio genetico conosciuto, quello della madre, delle due o di una donna in questo caso, ma l'altra metà è sconosciuta perché la signora del semino, questo semino è un semino che contiene un patrimonio genetico che andrà a creare la persona umana. Quindi il bambino ha il diritto di sapere chi è il padre e chi è la madre. Lei questo dice. La madre geneticamente. Ma qualcosa vale anche per tutte le mamme single, no? Diciamo, per tutte quelle mamme che fanno i figli da sole. Per non parlare ancora più grave di due uomini, perché lì non c'è il semino. Cioè, come ha fatto lo giudice, il semino che è andato dal semone dell'ovulo, che si sono accoppiati, questo embrione è andato in America da una partoriente che l'ha messa al mondo, l'hanno presa e l'hanno mandata. Raccontata lo giudice la sua storia per filo e per segno. Ecco, se voi mi dite che questo non è utero in affitto e non è una creazione di un essere umano al quale per un egoismo degli adulti si arriva, va bene. Genetico è chiara la domanda, onorevole Mussolini. Io credo che questo un pensierino ce lo dovreste la fare. La domanda è chiara, non voglio sentire Paola Concia. Posso sapere di chi uno è figlio? Il semino, ma quale Paola semino? Paola Concia. Allora, adesso io insomma... Questo dico, il semino. Quando posso io? Sono stata zitta. Adesso parli. Ecco. Dimmi da chi nasce questo ancora. Povero bambino. Ancora. Allora, adesso tu stai zitta e parlo io. Tu stai zitta? Sì, ecco. Sì, corretta, visto che c'è l'omofobia, l'eterofobia. Vabbè, però non c'è, cavalliamo e parliamo uno per volta, perché il tema mi pare delicato. Zitta. Io ti ho detto, parlami del semino, non se ce la fai. Allora, io non parlo di quello che... Io voglio parlare del diritto genetico di un figlio, perché voi non rispondete. Arrivederci. Ma che è una sindrome? Ma scusate, io sono molto preoccupata. Io appena parlo la gente anche si apre noi, siamo abbastanza...